ha vinto Sanremo Giovani, Antonio Maggio. Qui c'è odore di casa mia, ciao Lecce! Servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero pure avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa e non mi va di privarmi della calma. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere o quale sia la strada giusta per giustificare il male da alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male. Farmi male, continuare ad aspettare il tuo continuo andirivieni concettuale. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui, deciditi. Mi piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è anche piaciuto a me ne dito. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. E fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Che alla fine rimanete a cantare solo voi. Su, su, su. Ore da caviale a colazione, ore che è già tardi e devo andare, ore di sonno arretrato, ore di tutto d'un fiato, ore sulla spiaggia del gennaio, ore con la moglie del fornaio, ore da fotografare, da fermare e incorniciare. Suona lucio, ore che assaporo ogni tuo bacio, ore che ti aspetto ancora senza dire una parola, ore a far l'amore a consumarsi per lasciarsi e poi dimenticarsi, ore appeso un tuo perdono, ore che so come sono, quante volte aspetti immobile la fine del mese, quante invece vuoi comprare.
perché anche il tempo può aspettare, ore da recuperare, da scartare e consumare, ore che nessuno si vergogna, ore con mio nonno alla campagna, ore quando fai il maiale, ore da record mondiale, notti a prima vista senza te, che non sei più accanto, tanto se il servizio fai da te. Battiti Live, come stai? Che galantuomo, vieni al centro con me. È così. Allora Antonio, tanto non va ci sente. Va di moda il verde. Ti piace? Sì, va molto di moda. Tutte le sfumature. Ti trovo molto bene. Non ci sente nessuno, Antonio? No, infatti. Ci racconti un episodio divertente che è capitato a Sanremo? Un episodio strano. No, senza andare tanto indietro nel tempo, oggi mi hanno perso la valigia in aeroporto quando sono arrivato, avevo le mie belle chitarrine. Sono andato qui alla bancarella qua dietro, c'era questa che è una penna in realtà. Non è successo a Sanremo, però è successo oggi, vabbè dai, va lo stesso. E comunque tu l'hai vinto Sanremo, lo vogliamo ricordare. E hai vinto anche X Factor andando un po' indietro nel tempo con gli Aram Quartet. Insomma, un vincitore sempre. Ti servirà tutto questo per la tua carriera futura? Cioè... Ma guarda, io credo che sono in quelli che credono ancora nella gavetta, quindi... Quest'anno io mi sono ritrovato sul palco di Sanremo sentendomi pronto, mi sentivo a mio agio, questo grazie a quanto fatto in passato, per cui bisogna fare tanto per crescere e farsi trovare pronti. Hai proprio ragione, grazie Antonio grazie. Maggio! Ciao.